coloro che hanno interesse a meditare sulla storia e quindi anche sulla politica, perché la storia è l'indicatrice della politica, dà la direzione alla politica, cosa devono fare per essere degli uomini responsabili, è vero, per avere una meditazione seria? Devono in qualche maniera scrutare i segni dei tempi per sapere qual è la stagione nella quale la storia è entrata. Perché è così importante nella storia della seconda metà del Novecento Giorgio La Pira? Perché è stata una figura certamente eccezionale, ecco, che ha saputo usare il suo ruolo di sindaco di Firenze, una città che di per sé ha un suo patrimonio anche universale, per fare appunto di questa città un luogo di incontro fra uomini e donne di tutte le culture. La Pira diceva giustamente che seduti insieme attorno a un tavolo si possono risolvere tante cose. Si deve avere il coraggio di sedere di fronte al proprio nemico. Sì, è stato un utopista, ma nel senso che aveva uno sguardo lungo sulla storia. Incredibile. Noi abbiamo avuto decine di ministri degli esteri, presidente del Consiglio, e poi c'è un sindaco di Firenze che ha lasciato una traccia così profonda nel mondo, interlocutori internazionali. È stato un po' atipico rispetto alla diplomazia tradizionale, no? Ecco. Però direi che è stato atipico nel senso di profetico.